Set my heart afire Inside. I don't wanna waste what's left the storms we chase and leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left And yeah. love, we'll go yeah. through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays. Slams through the highways till my shadow turns to sun rays and I... Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con le gare di Spartan Racing Team Questa sera ci troviamo con le Clio Cup del 2001 a Brenzec Sulla versione indie del, del circuito E ovviamente in cabina di commento uh, insieme a me c'è Matteo Pireddu Ciao a tutti Allora, diciamo abbiamo una novità nel format per, queste, per questo evento, perché visto che la pista è molto corta, e abbiamo numerosi iscritti. Ben 16 quest'oggi abbiamo deciso oh, con la direzione gara di dividere i piloti in due gruppi. Quindi avremo 10 minuti di qualifica per metà dei piloti, poi un breve stacco. E poi altri 10 minuti di qualifica con la seconda metà dei piloti. 10 minuti sono più che sufficienti, perché qui si fanno circa 10 giri in 10 minuti. Quindi, tempo okay. dal mio punto di vista lì ce n'è. E dopo ci saranno invece le due gare come di consueto. Uh, magari Matteo ci dice qualcosa su, Sulla pista. Qui c'è anche più di qualcosa da dire, eh, eh, pista di passage. <ride> eh, storichissima. Eh, Ospitato il primo gran premio di Formula 1 nel 64 fino all'86. Purtroppo, le ultime due edizioni del Gran Premio di Inghilterra su questa pista sono state caratterizzate da due bandiere rosse, tutte per incidenti, proprio la staccata di curva 1 che è quella del, del Paddock Hill, esatto, che è sempre stata a teatro. O prima quando in uscita ci sono stati diversi contatti che hanno spinto la FIA e i promoter di cambiare sede e di far eh, finire l'alternanza tra Silverstone e Brandseche e quindi Brandseche è uscita dai radar del, per quanto riguarda la Formula 1 però nel recente passato eh, è stato teatro di vari campionati, nel 2003 ci fu la gara della kart o comunque della champ car c'è stata la superbike anche qui fino al 2008 fino a quando non ci fu l'incidente fatale di Jones proprio al, alla Clark, dopodiché il DTM fa le sue, le sue comparse periodicamente seguite poi da altri eventi tipo il Mondiale di Turismo ci cioè ha corso nel passato, ovviamente e pista del, del BTCC, però c'è da fare una segnalazione, la pista è stata sia la primissima gara in assoluto ma anche l'ultima in assoluto della 1 Grand Prix, il campionato mm. o meglio la Coppa per Nazioni che era anche quello un ottimo campionato mm. poi per il resto cosa dire la pista il suo nome deriva da un termine arcaico inglese che vuol dire entrata della foresta infatti purtroppo oggi noi non, non entreremo nella no. parte della foresta Esatto, la sto inquadrando dal drone... dal drone esatto no? vediamo Androne, proprio avete... la forma della pista in mezzo al bosco esatto eh, purtroppo oggi quella parte lì non sarà della nostra anche se avrei anche preferito se devo essere sincero, mm, sì, eh. sì, 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 mm. sì perché eh, francamente, mh, sai, sarebbe stato un pochettino più caliente perché nelle varie parti alz... però vabbè, purtroppo non è così. E ah, diciamo che nel 2012 su questa pista ci fu anche la prova finale sul ciclismo su strada. Del, però anche quella Delle paralimpiche Delle bike Dove Zanardi vinse Quindi c'è anche da, da fare anche Questa piccola considerazione E eh già Abbiamo una Adesso Bella entrevista list uh, Carica Vediamo il uh, Ritorno di Di riguardo uh, Nelle nostre Gare Già <ride> Vabbè Lui era impegnato In altre attività Quindi purtroppo Solo uh, da qualche giorno si è potuto liberare. Intanto noto esatto. che eh, stanno ancora risolvendo i problemi i, i, lo staff. Quindi penso che avremo ancora qualche minuto di ritardo, Giandonato Donato. Eh. Okay. Però nemmeno possiamo dare anche il tempo delle libere se ce sì. la fai, sì, sì, sì assolutamente. Vi allora, passiamo sulla sull'altra inquadratura, quella doppia. Uh... Se si vede, ok, eccola qui. E um, andiamo a vedere insieme uh, alcuni tempi, perché giustamente uh, qui in grafica appunto vediamo distacchi uh, ma non vediamo i tempi esatti, precisi, no? Per cui dal invece qui dal dal browser riusciamo a vedere meglio meglio tutto Allora, il miglior tempo è stato ottenuto da, da Simone Cina, Cinarelli Con uh, 51,6 best lap E vediamo che comunque gli distacchi sono molto risicati Giustamente anche per il fatto che la pista è molto corta Troviamo un 51,7 di Scalmani, un 51,8 di, di Bruno è eh, un 51,9 di Barbea. Quindi siamo abbiamo ben quattro piloti eh, che sono scesi sotto il muro del 52, eh, di cui tre, eh, cioè, tutti e quattro abbastanza vicini, insomma in tre decimi. Eh, C'è un bel, ci può essere una bella lotta per la, per la Pol. E poi dopo troviamo tutti quanti gli altri piloti che sono oltre il 52, seppur di poco, come Team Bar. E poi dopo c'è un po' di distacco E vediamo che sul 52.4 52.5 Abbiamo un altro bel Gruppo di 5 piloti di, Insomma Oggi Niente male come, come Battaglia in qualifica Tanto i gruppi delle qualifiche Sono stati ricavati Dalla classifica Dei tempi Insomma Di un quarto d'ora fa per cui eh, avremo, abbiamo nel, nel gruppo A i piloti del, che si sono piazzati nelle posizioni inferiori della classifica, mentre nel gruppo B i, i piloti che sono nelle prime otto posizioni. Quindi vedremo la lotta, la probabile lotta per la pole verso, verso la fine: e dalla, e dalla minimappa si può vedere quanto sia affollata la pista in questo momento con uh, molti piloti in, uh, in pista ok brutto ci scrive ragazzi se dobbiamo mettere nella finestra grande auto e in quella piccola la sola mappa dinamica Beh, comunque nella, nella nostra tabella e tanto torniamo sulla, sulla, sulla qualifica vediamo comunque in basso a sinistra quando siamo a schermo intero la mappa purtroppo non ha, non ha i nomi però insomma è già già qualcosina ma comunque sulla, sul doppio schermo poi ci, ci, ci si può comunque sempre lavorare Tutto abbiamo visto tutti i piloti che stanno uscendo dalla dalla pitlane con Turco, Favento, Maino, Xeno, Casini e Scaduto che fanno tutti e sei Parte del gruppo 1. Dal gruppo 1 dovrebbero esserci ancora di guardo, e trovato. Se non erro? Sì, sì, sì. Tanto finalmente. No, non è ancora arrivata la notifica. Che bello. Ci hai pensato tu, ma ah, è arrivata adesso. Adesso, adesso, meno male. Allora, con calma, do do dopo 20 minuti di streaming, è arrivata. Che bello! Beh, ma secondo te il bot doveva prendere Comun comunque vabbè, mm. il bot ci mette il suo intanto. Vediamo ah, in quadrato, max. Turco che inizia adesso il suo giro. Eh, che adesso sì. sta, sta per affrontare la parte del il tratto più bello no. della pista in assoluto. Questa curva. Eh, a sinistra che è, la, è una curva dedicata al grande Gran Hill poi abbiamo la Copper Straight e poi la Sartis che poi rimette con la McLaren il raccordo McLaren sulla Clark Curve e così abbiamo fatto un giro su indie, su Brands Hatch Indy da notare, e lo noto ho detto nella, nella live che la skin di, di, di Turco non è questa di Cube perché Turco ha abbandonato i Cube Sports quindi, questa non è la sua la sua libra, ecco. È rimasta, non ha funzionato il. Io... Esatto, il dizionale. E esatto. vabbè. Eh, eh, vabbè, comunque saluto anche il signor Giacomino che dalla chat mi scrive: Buonasera, un abbraccio alla safety killer car driver. Quindi. Eh. <ride> e mi sa che stasera un po' di safety, c'è il rischio. Sì. Perché comunque. È vero che i danni non sono presenti, quindi eh, a meno se uno ha un incidente non deve star lì 8 minuti a riparare la vettura. Però eh, è anche vero che se bisogna ricompatare perché c'è stata un'esplosione di gioia, eh, un giro qui non basta neanche, perché è talmente corto che tra eh, 10 sì. non hai neanche il tempo materiale per dare di slap, però comunque non ci sarebbero, quindi. Se dovesse uscire da safety almeno due giri eh, ci devono essere anche perché bene o male l'abbiamo visto anche al Saxering che era di 3 km eh, eh, 600 che eh, faticavamo a fare solo una safety di un giro. Certo. La versione indie vorrei ricordarvi che eh, la kart ha il record di 37 secondi, questi girano sull'151 e alto, almeno allora, nei liberi abbiamo visto questi tempi e sì. quindi francamente eh, capite che non c'è neanche il tempo per aggruppare bene o si gira a 20 all'ora però poi alla ripartenza vedremo altre esplosioni quindi diciamo che l'ideale sono 2-3 giri anche perché il pistino Indy eh, è solo di 1 km cioè eh sì. è anche al di sotto di piste come Modena come Magione come Varano cioè, Ovviamente sì, sì, è molto, quadro, molto, ovviamente. molto molto corto. e eh, Vabbè, comunque c'è da dire: che durando poco il giro si fa in fretta a fare un po' di giri anche, anche con la safety, insomma, dai, qualche minuto e si perde sì, un beh, po' la di safety... minuti. Allora ti dico: con la safety non si riesce a girare con eh, un tempo molto rapido, nel senso che Ovviamente sul su rettilineo, guadagna perché, ovviamente, ha più mm -hmm. motore. Poi, nella parte più lenta, ha la meglio la trio. Mm. Ah, sì. Ragazzi, è... scusate. Domanda veloce. Sì. Piccola intermissione live. Scusate. No, Però tranquillo. Il vai. timing è partito da 23 o da 20? Per la qualifica? Non lo so. Non ho guardato. Stavo. Te lo dico subito perché ho riferimenti qua. E sa che partita. partito a 20 ah. e a questo punto facciamo 9 minuti al gruppo esatto, a Così 11 a meno 11 si termina non so come ha preso la vecchia configurazione del server scusate eh, c'è fa vento che sta laggando dai ciao tranquillo ciao. intanto volevo far notare il primo tempo di riguardo che in questo periodo che di mancanza dalle nostre gare sembra essere migliorato parecchio Piazzato sì. un 52.5 Si è messo davanti anche a Favento Quindi ha fatto... Ha fatto un buon giro Quindi ce l'ha cedato dentro in questo periodo di... Per allenarsi Andiamo eh su, beh, di... Andiamo su diciamo... di lui sì, sì. Intanto io sto uh, sistemando la questione del uh... Andiamo su questa inquadratura Sulle ruote no? Un po' pa particolare Vediamo proprio sui Aggressivo sui cordoni Noi come filosofia abbiamo sempre lasciato La possibilità di andare fin dove, fin dove si può con la macchina eh, Qui classico, è... americano, esatto. diciamo. classico americano Esatto Classico americano dove, dove c'è asfalto, dove c'è cordo, dove, dove si può andare, si va, quindi non ci poniamo limiti, ecco. Intanto Marino uh, abbassa il tempo, il, il suo tempo, e si porta solo i tre uh, millesimi da di guardo. Quindi lotta anche qui molto serrata in questo primo gruppo di qualifiche chiaramente poi si andrà a mescolare con l'altro gruppo cioè non è detto che poi chi ha fatto il tempo migliore nel libero poi riesca a sopravanzare chi ha fatto il tempo adesso resta comunque da vedere ecco. diciamo che ci sono altre abilità che poi si assegni dopo visto che tutti quelli che hanno fatto un tempo sotto i 52 saranno nel secondo gruppo no no è proprio così eh Intanto eh, comunicazione per quanto riguarda i piloti, se, per chi ha la live un pochettino di fretta, comunque il primo gruppo termina a meno 11 e il secondo parte a meno 9. Sì. Visto che due minuti solo di wait timing tra una sessione e l'altra, che poi su questa pista eh, diciamo che è anche abbastanza eh, normale. Non so se vuoi andare a dirlo nei, nei vari canali vocali intanto ce l'ho il tempo mm, così andiamo sul sicuro che tutti quanti abbiano recepito la, il messaggio visto si tratta di un cambiamento tecnico <ride> per motivi tecnici improvviso Vediamo tanto... che Xeno ha, ha abbassato il suo tempo era 8 minuto adeguato, di guardo di guardo che anche a sua volta è sceso leggermente mi sa perché 241 mi sembra un po', un po di meno e, mh, con appunto xeno che si piazza sotto il, sotto il mezzo secondo quindi gran passo avanti nel tempo ovviamente prima non, non è riuscito a mettere insieme un giro buono scaduto si trova ai pit quindi non uh, ha concluso le sue qualifiche Così come Giacomo Favento Visto che adesso arriva la La checkered flag per cui scaduto questo giro avrà Tutto quanto il progresso del Saturday Box e Di conseguenza non potrà Migliorare il suo, il suo tempo Andiamo a seguire i piloti che mancano. Uh, il primo a concludere la qualifica sarà Max Turco, che lo vediamo adesso arrivare sul traguardo e non si migliora. Dietro di lui arriva Casini che invece si migliora. Poi ancora dietro troviamo Xeno che torna ai pit. Scaduto che è nel giro di lancio Quindi non potrà fare granché uh, Sta arrivando ha mm, trovato Che però non si migliora E dovrebbe esserci ancora Di guarda Ok tutti rientrati ai pit Anche Mario adesso E loro tre che stanno concludendo i giri Che mancavano Quindi adesso a Meno 9 minuti sì. Comincerà la qualifica degli altri 50 secondi gruppo. per essere precisi, esatto? Quindi che sono trovato in pista da quello che vedo in grafica. Sì, non so. Simone Casini, Casini ha terminato ora il suo giro. No, 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 doveva già, Dove già entrare. Non so perché è ancora in pista, ma io vado un po' a. Dire. Sì, Trovato e in rientrato gala, eh. Intanto noi andiamo un attimo in pausa uh, voi, voi, voi potete comunque Vedere la gara Continuare a vedere le qualifiche E Quindi torneremo Sostanzialmente Per la Per la Q1 Per la Q2 iniziata Eccoci tornati in commento, abbiamo Alessandro Veri che piazza il primo tempo cronometrato in 52,8. Bruno ripete il tempo che ha fatto nelle prove con 51,8. Barbera si piazza un po' dietro sul 52, più o meno. Sì. Però vabbè, tu cos'hai anche il primo giro lanciato quindi. Sì. Neanche un po' di confidenza con, uh, con la pista, aspettiamo magari i giri di Scalmani e di Cinarelli che sono partiti uh, adesso, che loro avevano erano anche tempi abbastanza bassi nelle, nelle prove. Erano 51,7 se non sbaglio. Addirittura c'era qualcuno che era sceso ancora di più. Uh, non mi sembra che sia arrivato alla fine. Donatellis. Donatelli se non l'ho visto Magari arriverà come Percialini Se dovesse uscire Vengono per, le per la gara direttamente Sì esatto Quindi, eh, no, Ho notato che è Tipo Scalmani Ha il record nel T1 In 30 netti sì, adesso, sta arrivando Prima si se era sente in Q1 Ma avevamo problematiche da risolvere Sul Q2 ce lo seguiremmo sì. In modo tradizionale Intanto Timbale sotto q Scalmani 52-3 quindi ha perso tutto nella, nel secondo, sì, esatto. Però è sotto già di un decimo rispetto al tempo suo di riferimento. Comunque, già in questo gruppo, notiamo che la poll eh, del gruppo 1 che era di Di Guardo, Antonio Bruno e Barbella, già al secondo giro, sono scesi e hanno già fatto dimostrare sì. il loro. Potenziale Noto adesso che... che Barbera è sceso sotto il 52. Sì, sì. 51 si, 51,9. E mannano i tempi che vi stavo dicendo già nella, eh, nella live. Sì. Se vi ricordate, cioè nella, nel primo Sì, nel quelli che abbiamo commentato set... prima, 76 milesi, mm. uh, fucsia di Cinarelli. Cinarelli a 52, tutto eh, sì. due decimi. Ha praticamente è passato tutto quanto nel, nel, nel secondo. Eh. Non è facile. No, il secondo settore non è per niente facile. Anche perché questa pista ha solo due settori e non tre. tre sì, tre. Vabbè, è molto, molto corta. Ci Attenzione ci scusami, perché Scalmani è sotto di due decimi rispetto al suo tempo precedente. Ed è in linea con i tempi di Antonio Bruno. Eh, sì. Sta impostando. Trova la parte... qualcuno davanti, sa, eh. eh? sì, Bar, però potrebbe dargli una spinta. Infatti, guarda, è sceso di un ulteriore decimo. però 29,9 sì. Fuxi al T1. Ed è anche. Può sfruttare anche la scia, per quanto può dare scia la, la Clio. <ride> Però, comunque si trova un riferimento davanti. Che se, se lo trainerà tutto per la, per per la, la parte esclusiva della pista, si sì. effettivino eh, adesso tra... più o meno. <ride> ecco qua: eh, 51.9 esatto. e, e attenzione a Cinoelli che ha esatto. un, millesimo un millesimo, da Bruno. Uno. 55 millesimi invece per Scalmani, 76 millesimi per Barbea. Quanto siamo sul filo quest'oggi con allora, si pistini not così? Sì, notare che Cinarelli ha fatto fucsia al T2, e ha fatto un mostro di, di, di T2 Cinarelli. Perché ha mm. fatto 21,6. Sì. Eh, avremmo un delta di 1,51,6 e se Cinarelli mette a posto il T1 o meglio, riesce a farlo in combin si può, cioè Cinarelli stacca di la concorrenza di 2-3 decimi. Sì. Andiamo Tra a seguire 28, il eh. giro di Simone Cinarelli che si è lanciato adesso. Attimo in curva 2 ora. Tanto abate Matteo sta un po' faticando a replicare il tempo fatto nelle libere. ah qui va fuori sull'erba eh, ma guarda purtroppo non è neanche semplice riuscire a a concentrarsi o comunque sia a vedere un po o meglio riprovare a fare la stessa prestazione prece, eh, in prece. manca che Belcastro che era iscritto si sì, Belcastro problemi di connessione eh, ah, saltava e quindi ha detto che... Preferisco non venire, sì. se no faccio faccio sì, casino. Fa Attenzione, vedo che casini. Sleft, shallow. però lui era nel culo, quindi magari sta facendo un riavvio. Forse sta sistemando quello delle skin, perché lui aveva un problema relativo alle skin. No, oh, ok, anche trovato e fuori, quindi può essere che siano usciti per, per sì, attivare il canale insieme. Mm -mm. Comunque Cinarelli non è riuscito a. nel giro precedente purtroppo a. a migliorarsi nel, nel suo tempo sul giro. Vediamo che. Comunque a parte i primi quattro, eh, gli altri otto piloti, ne vediamo tre in pista. Quindi Donatellis eh, manca. Il Casini. E l'altro pilota che c'è in questo gruppo dovrebbe essere. Mm -hmm. sono qua. Allora, bar, si barra, si chiama in quinta 7. posizione. Ok, 7 sì. barra supera di guardo. Sì. Sì. Due decimi dal tempo di, di riferimento di Bruno. E siamo quindi. Cioè, comunque, resta comunque una buona prestazione di, di Guardo Sì. Che comunque si trova al sesto posto a tre decimi, considerando che è il primo appunto, del suo che è il primo del suo gruppo quindi. anche Favente uscito in questo momento. Quindi sta anche lui fissando qualcosa. Sicuramente Siamo a 50 secondi alla fine. Quindi andiamo un po' a vedere. È sostanzialmente il giro lanciato che Cinarelli passa. Prima della del termine, quindi avrà sì, un sì. ulteriore giro, quindi averne tutti quanti un altro. Perché l'ultimo a passare dovrebbe essere no, 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 ma io dico che avrà anche un ulteriore addizionale perché arriverà sul traguardo con due 3 secondi, che quello che dico. Mm -mm. Che Cinarelli Andiamo a seguire due... Cinarelli. No, che prima Cinarelli c'è ancora qualcuno? C'è cioè Barbera Nulla, la Cinerilli, 29 29.9 sotto di un decimo al T1. Si è fissato il T1. Vediamo il T2 davanti a sé. C'è Bar che sta rientrando in box. Da quello che c'è Barbera. C'è Barbera che passa Barbera, adesso sì. sul, sul traguardo, non si migliora, Cinaelli eh, invece tenere... passa, ah, no. e prende bandiera. E quindi niente se... tentativo. E non si migliora neanche. No, no, no eh, ha perso tutto il T2. Eh quindi, forse la arriva Scalmani. Barbera... Poi dovrebbe esserci veri, eccolo qua. No, no, Cinarelli non ha preso bandiera, eh. No, Cinarelli l'ha presa. No, no, il monitor non mi dà bandiera per lui. Ah, ma sulla grafica. Sulla grafica è passato dopo che è uscita la bandiera di Real Penalty. Però non so. No, no, no. Poi è un regola qua. perché. Non... Server manager non gli dà mm, la bandiera. Strano. Perché era già comparsa. Cioè, il tempo era già scaduto quando è passato, quindi è già comparsa in alto a la bandiera il giro anche per assetto corso non ha finito il giro eh. e infatti lo conclude ora non si migliora però adesso l'ha concluso per assetto corso quindi evidentemente è passata a 0-0 che per ACVT comunque gli ha dato il penalty e quant'altro hanno passato tutti quanti come finito invece no anche perché poi quello del gioco che determina eh, infatti sì. Cinarelli Sano. Bene Comunque In questa qualifica Direi che abbiamo Dei tempi Abbastanza eh, Prestazioni Positive Perché sì. <ride> Diciamo che Di guardo Ha messo su Un tempone il Primo nel Q1 E comunque Ha sì. fatto un sì, un sì Si è messo comunque Dietro Abate Matteo Che era del, del Secondo gruppo Quindi sì. Anche perché, comunque il sì, anche perché il Q1 eh, era anche il gruppo più lento quindi comunque era abbastanza mm. normale che qualcuno sarebbe finito tra i primi cioè, meglio che avrebbe però eh, ha fatto una prestazione mostruosa perché è sesto nel combinato sì. eh, anzi settimo perché Veri all'ultimo è riuscito a, a fare una zampa a <ride> esatto. però, però comunque ha direi di ripetere un attimo la, la qualifica insomma la, la griglia con Bruno Cinarelli che, sta, che partiranno in prima fila poi Barbera Scalmani, Veribar, Bar, Di Guardo Marino, Abate Matteo Favento, Xenos Caduto, Casini Turco e trovato in fondo vedremo se poi più avanti per gara 2 ci aggiungerà anche qualcun altro a questo Intanto... punto facciamo un attimo di pausa, uh, andiamo alla pubblicità ah, okay. e poi torniamo per la gara perché siamo un po' corti no, con il tempo. Essere, siamo ancora in white time in qualifica, quindi dovremmo farcela. A tra poco. Eccoci qui pronti per la partenza. Vediamo da, vediamo da questa inquadratura dall'alto. Partono i piloti. Andiamo a seguirli in, uh, in curva 1. Tutto regolare in questo momento. Vediamo qui alla staccata. Ops. Stiamoci a bordo pista, sembra che non ci siano stati grossi, oh. in, uh, grossi incidenti. È scaduto che ha avuto uh, una vettura per aria. C'è Bar, c'è sì. Bar che, che rientra. Io levo la sì, safety, ok. Ci siamo, andiamo a seguire. La testa della classifica che sta transitando in questo momento sull'ultima curva con Bruno Cinarea di Barbera Scalmani, Vei, Marino Di Guardo, Favento, Abate, Matteo, Scaduto, Xeno, Turco, Casini trovato Bar e poi vabbè, la... la safety car che. Ha fatto tipo la medical oggi. Esatto, <ride> completato il giro dietro ai piloti. Il Primo giro dei tre piloti. Intanto, vediamo che c'è un po' di battaglia qui in mezzo al gruppo. Con Scaduto che va a passare Xeno. Ma c'è anche Max Turco. Che prova ad infilarsi. Uh, e si toccano. ai, ai, ai. Fortunatamente, collega, eh? no, no, fortunatamente nessuno. <ride> Ci siamo andati vicini. E uh, guarda qua, attenzione, un Maxi contatto con, scal... cioè, scusami, con Cinarelli. Boh, ai, infatti, per... infatti c'è Barbera e Scalmani ma attenzione passa anche un cattivissimo Veri si sì. sono presi all'uscita della Clark uh, Cinarelli lo sta per perdere la tiene giù, proverà qui all'interno adesso vediamo la risposta di, di, di Bruno che prova a andare su su Eri Fatti Non è Bruno è Cinarelli. Ah, Cinarelli, no, Bruno è davanti. Ah, Cinarelli ha preso sì. il cordolo. Uff, uff, uff. Passa intanto Barbera. No, Bar Barbera Sama, Marino, sì, sì. Quindi, va a Scalmani, Bruno Veri, Marino, i primi 5 in questo momento, in, in un secondo Cinarelli ha le gomme caldissime perché la sta per perdere qui all'uscita della mm. della McLaren. Intanto si è un creata reggiri, una frattura tra caduto e turco Ci sono tre secondi e mezzo Si è creata una bella, una bella frattura Di guado, intanto noto che ha mantenuto la settima posizione sì. Uh, ho visto una macchina saltare Ai ai ai, ai muro Muro eh, per Favento, per favento eh. Ai favento, ai ai, abbiamo dima. proprio visto Sembra che abbia fatto tutto da solo, eh sì, perché... si persa, è persa Ah! Uh, Veri con Marino, si sono presi, adesso ne approfitta subito Cinarelli per superare, però si riaccoda Cinarelli a um, Gabro Marino. È successo all'uscita della Gram Hill Band. Sì, infatti anche quasi sono un poco staccati Cinarelli rispetto interno. agli altri. Cinarelli interno su Marino e passa. Passa, passa. Però Marino non ci sta. Marino non ci sta Prova a prendere un po' di scia Giro veloce mm. intanto per Scalmani Per Royal Racing Non fatto in tempo leggeri Il, te il, il, tempo, il che tempo che ha fatto 15... No aspetta eh, sì, 151 83, 183 oh. Cinarelli prova qui all'esterno Adesso che diventa interno Alla, alla hill passa, passa oh Ma va largo Quindi uh. Marino non risupererà c'è qualcun altro largo so, che poi. dovrebbe essere Vei? Sì, è vero. Intanto Barbera anche per Prati. Passa Bruno. Sì. Uh, incidente. Con uh, Marino che va a pizzicare Cinarelli, però da, sì. uh, non lo superano. Passano Vei, passa Di Guardo. Passa anche Abate Matteo. Magari molto molto movimentata Simone Fuxi al T1 per Antonio Bruno 31 Quindi sta andando a recuperare Scalmani Eh sì Bruno. E Barbera dopo l'errore Lì a 1 e 2 Che gara bomba Sì e davanti c'è alcuno... una bella <ride> C'è stato un incidente Nelle trovie tra Trovate e Bar Perché son, sì. si sono Staccati ulteriormente sì, vediamo infatti che Cina, dopo Cinoelli c'è un, un, un primo stacco. E poi l'altro secondo stacco c'è gli ultimi due. trovato Barra. C'è anche forse uno stacco in mezzo da Max Turco. Lo vedo adesso, in curva non si vedeva. In cui c'è un Turco Casini Xeno, un altro mini gruppetto. Quindi abbiamo un po' di gruppi separati che stanno battendo tra loro abbiamo soprattutto attenzioni per il gruppo dei tre in fuga. E ci dovrebbe stare anche Cina Edi che sta recuperando. Sì. Intanto vado a leggere qualche commento dalla chat che è giusto. Certo. So sì. Allora, intanto ci sono simboli di melanzane. Mm. La sagra dei Viustel. Mm. E eh vabbè, ci siamo capiti, Intanto parlavano di casini del P5 nel q 1, poi abbiamo visto che Casini adesso è finito in dodicesima piazza, quindi si guffa sempre Casini, quindi eh, addirittura uh, attenzione, fa vento, incidente con Fabio Scaduto, sì, senza gravi conseguenze. Sì. Sono... E tra l'altro ci dovrebbe essere anche Turco in zona, eh? Perché sì, sta lui... arrivando, sta arrivando anche Turco. Tanto visto che Max... ci chiedevano di casini in chat, lo vediamo. Uh, un contatto. No, adesso è tutto. Sì. Sì, sì, sì. Passano indegni. No, anche perché sento rumore sotto a fondo. Quindi eh, qualcuno si, si è preso <ride> davanti a. Ah, uh, un uh, no, stato... tamponamento tra Casini sì, sì, e turco. È turco però sembra più un lag da parte di è un lag perché a un certo punto Casini si è trovato lì però mm -mm. dai ping non, non è un lag se ne vedo un Fuxe di Bruno 52 173 però fa il suo personal così come vei non... così come ti guardo fa il loro personal best eh, concludendo la versione dei, dei commenti Xeno e la versione precedente dei led Vabbè, grande Brutto79 che sappiamo chi sei Quindi ti, ti verrò a cercare Sappilo eh, Fanno tutti i tifo sicuramente Per casini ormai E tra l'altro ci dicono Tutto regolare in questo momento Pensi subito a Spano98 eh Tra poco arriveranno le gare bagnate su, su Spartan Quindi la ricorderai ulteriormente Attenzione errore di Bruno e perde la posizione su Barbea, intanto da casa ci dicono di, di, di inquadrare un po' casini perché il pilota sì, infatti il abbiamo, votato del... abbiamo messo un po' prima qualcuno fa il tifo per Antonio Bruno che commè, ha commesso qualche errore circa 10 secondi fa all'uscita eh, o meglio nell'ingresso della Clark mm. c'è il tifo anche per Cinarelli quindi diciamo che siamo al completo sì. Siamo a 10 minuti di corsa già eh, svolta e possiamo dire che eh, abbiamo dei tempi abbastanza eh, incoraggianti. Perché se noi andiamo a vedere il best lap di Scalmani in 52 netti rispetto alla, alla pole, ci rendiamo conto che un ritmo di Scalmani lì è lì. Ma c'è da dire anche che solo 10 centesimi più lento di lui ci troviamo Cinerelli Cinarelli che è finito nelle trovie a causa del contatto con Antonio Bruno sempre alla Clark eh, nelle fasi iniziali di gara, quindi alla fin fine bisogna poi avere il ritmo di Cinarelli senza eh, piloti davanti a sé, che adesso se... in realtà è, se... è il uh, rec giro sale. record di Barbea in 52-047. Uh eh aspetta quindi... ma arriva anche Antonio Bruno, vediamo un po'. No no, ha alzato il ritmo all'ultimo, Cinarelli non si è migliorato, però sono lì eh. Ah, lungo sì. di di guardo. Aia muro. Ah, eh, aveva butta. quasi preso. Aveva quasi preso veri. Lo stavano inquadrando sì, perché... perché era di di. Quindi. Purtroppo errore Aveva già fatto un lungo. No, è arrivato. E eh, comunque. rimane sesto, eh. Sì, 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 rimane sesto. Però si è allontanato il parecchio Che si sta già recuperando. Quindi ha. Ah. Ma comunque un buon passo di guardo quest'oggi. Ehm. Abbiamo visto che nella stessa curva il giro precedente aveva fatto lo stesso tipo di errore Però non era... Era un po' più... Era meno lungo, insomma eh? E aveva tenuto a allora, formare il muro Allora, Di Guardo gira di 2 in 22.2 Che è lo stesso ritmo sia di Veri che di Abbatte Matteo Quindi in realtà Di Guardo potrebbe girare negli stessi tempi di... Di veri, soltanto che al T1 non riesce a stare così dietro. A veri, esatto. Abbiamo visto appunto quegli errori che fa che ha fatto in uh, appunto nel T1 eh, che gli hanno pregiudicato gli ultimi due giri. E... Intanto vedo che Bruno si è fatto sotto Barbea mentre Scarmagna ha preso un po' in largo. Intanto, dalla live ci o meno, dalla chat ci dicono grande casino in diretta. Una tamponata che, che spala neve. Uh, spostata Intanto, record di Cinarelli: Giro, record di Cinarelli 51-974. Quindi, ci stiamo eh, avvicinando al te un... tempo della poll. Sì. Siamo a un decimo. E te l'ho anche chiamata, eh? Te l'ho anche chiamata sì. il tempo di Cinarelli. Eh? Anche perché Cinarelli davanti a sé è un. Un po' libero, intanto Di Guardo ha provato mm. al tornante di affiancarsi a Veri perché Veri ha fatto un piccolo errore sì. nella Padoch. hill... e adesso è attaccato. Occhio a Di Guardo che prova l'attacco su Veri. Ha eh? ah, scaduto Casini e Bar. Incidente, ah, si sono ripresi perché sono lì all'uscita della, della hill. Però lì sono tutti e tre affiancati. Eh? Occhio a questi due gruppi che abbiamo con Di Guardo che prova il sorpasso su Veri. Ci lo vuole fare? Sì, sta cercando di prendere un po'. La scia, poi con queste vetture prende scia. Ci vuole sì. attenzione qui alla padocchi l'errore di veri errore! La spin, oh. la spinna. La sbinata. E sta arrivando anche a Badia Matteo. Passa che passa, ai aiai. Ai. Sì, grave errore di, di veri, eh. Esatto. Eh, eh, è sotto adesso hai, di hai attaccato. Anche Marino. Adesso Marino adesso si deve sì. difendere. Alessandro, Ar gli attacchi di Marino. E subito scaduto quindi, è tutto un gruppo selvaggio. Zona se calda non di, non... di pista qui. Esatto. Eh. Ah, e Turco, attenzione, quindi... attenzione Turco, Bruno che tenta il suo passo. È molto, molto vicino. Ci, ci, ci sta, ci sta pensando per la staccata. Ci prova, Bisogna ma. Scusa, Barbera lì davanti, eh, ma... attenzione fianco a fianco Bruno e Barbera, vediamo Bruno interno tornantino adesso, si va a prendere la posizione. Eh, scusami un attimo però, in precedenza c'è stato un uh, incidente tra Veri e eh, Marino, ci arriva una segnalazione sì, di incidente. Parte, passa anche Fado Marino, c'è scaduto adesso dietro di lui. E segnalo anche un incidente tra Bar E Turco sempre alla Pado Kill Quindi sicuramente E tra l'altro Bar ha perso parecchie posizioni Quindi eh, L'incidente è stato un pochettino più complesso Rispetto A questo qui di, di Veri con Turco Con Veri con, con Marino sì. Dicevo anche No o meglio C'è da fare una considerazione Cinerelli sta arrivando Su Barbera O meglio, sì. è già arrivato è già arrivato lo sta per attaccare uh, si fa vedere cata una spottellata e di proprietà ci passa cinelli che diventa esterno adesso diventerà interno per Barbera Barbera lo affianca perché non poteva sparire Barbera cinelli che certo. ottiene giù gas e passa davanti vediamo qua il tratto più difficile a fianco di nuovo. attenzione contatto, uh, è inevitabile. Boom. È inevitabile purtroppo. Botto per Barbera. Barbera rientra anche, ovviamente va a vantaggio su Di Guardo, però occhio perché Barbera è uscito più lento, e Di sì. Guardo si potrebbe far sotto. Intanto Cinanelli alza il piede perché forse aspetterà Barbera. Perché sta alzando il piede alla paddock Si fa, si fa da parte e fa passare. Grande sì. sportività da parte di Cinerelli. Si, sì. rest la posizione a Barbia, sì. e potevano benissimo farlo, anche perché hanno un divario dietro che li permette. Però sì, tutto... tutto questo costringe a Cinerelli eh, per l'hotel per la terza piazza, sostanzialmente. Sì. Che è ormai Or la piazza. Ormai, andata. certo, Bronomo è bello. Ah. Batte Matteo con veri, scusami un attimo, forse ci conviene dare dietro con scaduto con tazzi sì. di ogni genere e le fa le spese Bat a partire. Matteo, Matteo va fuori. Che vai pit! Eh beh, vettura. No, no, anche perché vettura danneggiata è impossibile. O ha toccato per sbaglio il pulsante perché... o ha finito la benza, eh. Mm, Però metà ga, mi sembra un po'... C'è il primo dato che ci dà, 14 litri di fuel, sarebbe caso di indagare, però oppure forse era stanco di essere rimasto oppure non essere. lo so cosa sia successo, anche perché era un gruppo folto tra eh, Marino, Veri, Scaduto, oddio cosa sto vedendo con, con Scaduto che affianca eh, Gabriele e Marino poi ci pensa due volte e si riaccoda sì. In tutto ciò comunque è da segnalare che Barbera sta tenendo il passo di, eh, di Simone e di Guardo ne sta approfittando perché sta arrivando di Guardo. Eh. Sì. Intanto Matteo rientra... Come rientra in pista? Sì, sì, rientra in pista, sì, si entrato, riaccoda. Sì, 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 sì. è stato a questo punto doppiato? Da... Eh sì, ma non vorrei. Uh, errore lì davanti. Si tratta di veri. Altro errore alla Pado Kill di veri. E quindi Marino: È scaduto. Favento. Anche fa vento. Eh, sì, oltre... sì, sì, lo passano. Ah già. Due errori di veri che gli sono costati. Uh, Faventi. attenzione: Botto di... Con veri con di veri con favento vento. Di veri con fa vento. Tra compagni. Eh. Sì. No, è a veri che è uscito, mi sa, eh. Sì. Intanto e... Scusa un attimo se Sono sì, sì, qualcuno interrompo. per Prati Però non, non ho capito chi fosse Ma eh, parliamo del fatto che Di Guardo e quinto è quinto E sta tenendo i tempi di Cinarelli in quest'ultimo passaggio? Eh Sta facendo una grande gara sì. Peccato che Di Guardo Abbia, vabbè, due secondi. Non è che siano così tanti. Perché se fanno un errore lì davanti, Barbara Cinarelli, di sì. eh, guardo un po' benissimo. Ma ah, se, se fanno, come, pri podio, se fanno eh. come prima, sì, eh, sì. E mancano anche 12 minuti di gara. Quindi siamo, tutto è possibile. Sì. Non siamo ancora un terzo dal termine. Attenzione, una vettura eh, a Matteo Ok, niente. Mm. Batte Matteo, Intanto, eh, volevo so sottolineare che Scalmani è quasi a doppiaggi. Perché è quasi arrivato, ho sì, trovato sì, sì. quindi tra poco inizierà anche. diciamo, gli ultimi dieci minuti di doppiaggi, che è un po' il, la fase più critica, eh sì. È vero anche che non, non c'è gruppo perché è trovato eh, la persa la Pado Kill, eh, la Pado Kill comunque è particolare, quindi si tendono a fare gli errori soprattutto lì, quindi. Eh. C'è qualcuno fuori? Ho visto nella minimappa, ma non, non ho visto botti quindi vuol dire che. Stavo solamente un po'. Discussione sua, si sì, si sì, si. Sì. Eh, ma molti sono alla Pado Kill. Eh? Mm. e Dovrebbe essere Favento, forse. Sì, non no, scusami. Eh... No, 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 no. È veri, attenzione Cinarelli. Vabbè, Cinarelli hanno alzato il passo. Eh, sì, hanno dato una mazzata. Eh. Ci prova Cinarelli. Eh, Cina vai all'esterno. Cina ci all'esterno la Pado kill finisce sempre male. Beh. E infatti, amore lì, eh. La, la Barbera come va a tagliare? Ci eh, prova di nuovo da sterno, ma. Eh, ci non riesce impazzendo. a trovare. Lo Un uh, errori di Barbera. Troppo Cordolo. Però riesce ad aver. Prova qui l'incrocio. Dovrebbe averne più Cinarelli. Uh, perché un po' fuori. Barbera, barbera sull'erba. Cinarelli. Però qui in due è impossibile. Già prima. Fanno stato la fine di prima. E eh, infatti adesso salta uh, Cinarelli sui cordoli. E assalto a per perdere Eh ma con questa vettura guidi così In stile sì, rally sì. eh. Infatti secondo me se andiamo su Turco Ci dirizia con queste Rallystick <ride> Tanto <ride> queste vado su un attimo su Favento Perché io lo vedo molto molto vicino a Scaduto Sì Ci sta e per provare Anche perché Favento ha dei conti in sospeso Con Scaduto quindi mi <ride> sa che verranno Regolarizzati in, in questa fase eh. Ci sta provando Errore scusami Di Barbera al tornante Però chiude la porta in faccia uh, Attenzione Leggero di Lungo di, di, di scaduto Passa Favento Realmente Leggero lungo La Paldo kill yeah. Tipico allora, Tornerei su Su Cinelli Sulla coppia Cinelli-Barbera perché Cinarega è di nuovo lì? Attaccato. guarda ha guadagnato un secondo in questo passaggio. Quando Ci si, si Cinarega interno ora. Interno attacca però Barbella, stacca. Incredibile come stacca bene Barbella, sono affiancate. E davanti a loro c'è un doppiato. Fatica, eh. sì, ma. Per il momento non sa. Che, che hai trovato, credo. Eh, non ce la fa Cinarelli e va a largo attenzione, che duello che stanno regalando questi due. Eh? Sì. Ci sta provando eh, io... in tutti i modi Cinarelli. Di, per, per sopravanzarlo ma Barbea ha messo mh, chiuso le porte. Qui... Anzi, anche i portoni ha chiuso tutto. Sì, ma molto corretto. Intanto dietro è successo qualcosa perché arrivano segnazioni di Turco e Bar, incidente. Si fa di a parte trovato per far passare i due In lotta Beh, Non voleva fare il zonta della situazione eh? <ride> Qui è lontano Cinarelli Però forse prova l'affondo qua eh? Alla staccata eh? No, è. No. Eh... Eh, esce molto vicino qua Dopo il tornante eh. arrivano Nella, nella parte eh, della sezione qua. guidata Sono molto molto vicini eh, Errore che Qua fa un lungo. Eh. Allora, se fossi in Cinelli, io proverei a prendere distacco da, da Barbera. Rifarmi sotto nella fase finale di gara. Senza provare inutili tentativi che possono andare solo a causare danni per se stessi o anche per Barbera. Adesso è qua attaccatissimo. Eh? Attenzione qui alla Brabham. Si, sì, oh, è Ci molto è molto. Si, si. Sì, sì. Pronto nel retino di, di Braba molto lì, eh? Uh, di traverso tutti e due. Mamma mia. Barbera, vedi? Va subito interno perché sa benissimo che. Che poi Barbera che si mette interno Si mette in mezzo alla pista, che è illegale, ricordiamoci che il regolamento per È Guardate che non fai moving and breaking, e poi per il resto ti puoi piazzare anche in mezzo alla pista sì, per sì. chiudere la porta. Va erro a ah, errore, tutti, qua, e Barbera, due. Che... tutti e due. fuori sono andati. E però Barber è andato più sull'erba, mentre sì. eh, in quel tratto ci sono Dei specie di eh, pianelle, comunque irrigato, quindi bene o male è un po' di creep ce l'hai. Uh, guarda qua, guarda qui la Clark, come sono Quando, attaccati. Guarda come è attaccato qua, ma io veramente sì. molto vicino qui, eh, poi non riesce a capitalizzare però sul rettilineo Forse è una questione di... Forse adesso, di vediamo un po'. All'esterno della hill non provoca mai... Se, cioè, non puoi andare sereno perché poi ti portano all'esterno della hill e come vedete non c'è via di fuga in asfalto, però Cinelli ci prova interno. Porta ah, io fa. intanto mi sono reso conto perché fa, fa un no, caldo ma... pazzesco, Ho la finestra chiusa ah, beh, allora. <ride> e Barbera resiste che diventa interno di nuovo, mamma mia Barbera, allucinante la, la chiusura di Barbera. Vediamo un po' dietro la situazione perché mi sa tanto che dietro Bar... Ci dovrebbe essere scaduto. No, turco cioè, però c'è turco, ma sono abbastanza staccati. Sì. Quindi gli, eh beh, gli dopo... unici due piloti che sono molto vicini sono Cinaelli. Che, ci che ci sta, che sta ci provando prova all'interno. Sulla hill. E forse adesso è andata. Adesso eh, non va lungo qui la hill. Ma guardate, Barbella come si fa sotto. Uh. No, me lo fa. No. Uh. No, no. E adesso attenzione. A di guardo, che è che sta arrivando e, passa, e, e passa che passa. Certo. Passa Cinarelli e va all'attacco. Al quarto, sicuro, <ride> eh sì, anche perché in questo caso Cinarelli, cioè Barbera non alzerà il piede, eh no, se no perderà la posizione. Eh, chiaramente, no, a parte quello, ma poi comunque da quello che ho visto esterno perché sono con la free camera, diciamo che eh, Barbera è andato esterno. E si sono toccati con Cinarelli sì. quindi la responsabilità diciamo che non è proprio come prima di Cinarelli che ha alzato il piede per recuperarlo qua è proprio sono lì. però di guardo eh, avrà lo stesso passo di Barbera? Cinarelli? Mm, eh. andrà Cinarelli che ci proverà adesso andare su andare su di guardo eh. però insomma di guardo davanti a sé anche la prospettiva no metti che faccia un lungo Barbera e porta a casa un podio. Esatto, esatto. <ride> ok Lì, che, di, uh, okay uh, che di gara 1. E poi i fatti si decideranno in gara 2. Però... Per le interviste ci va lo stesso. Intanto, vabbè, no, 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 però... Non, non vale interviste, però... Eh, diciamo, partirebbe comunque una posizione molto avanzata alla, per decidere insomma la, la gara finale. Ecco. Sarebbe comunque un risultato di prestigio. Ma comunque già è il quarto posto questo di, di, di gran livello, no? Rispetto eh, alle prestazioni settimo. precedenti, sì. poi partiva anche il settimo, quindi comunque sì. sulla carta ha recuperato. Tanto trovato senza insabbiato alla Paddock, il quindi. Contato o non contato. Cinarelli è lì, eh, ma ha recuperato anche su Barbera, eh. E di guardo ci prova su Barbera. E lì è occhio perché Cinarelli potrebbe avere un regalo. Se questi due si scontrano, Cinarelli è terzo. Poi dietro di Cinarelli c'è un po' un abisso. Dietro di loro c'è un abisso proprio. Nulla a confronto. Però ci sono tutti molto staccati perché sostanzialmente Marino sta facendo una gara in solitaria a 6 secondi davanti, 5 mezzo dietro. Quindi adesso è diventata solitaria un po' come anche la gara di, di Scalmani che sì. ha ormai ha 6-1 di vantaggio su Antonio e, an e anche Bruno adesso attenzione è, che è Cinarelli dopo. ci prova si fa vedere alla Hill alla Padoc Hill scusatemi qui Cinarelli c'è anche un doppiato che si fa da parte che dovrebbe essere Xeno mm. e sì. Secondo me Cina sbaglia l'approccio del tornante perché va mm. troppo interno. Sì. a saltare un po' troppo sul cordolo, uh, Guarda qua come ha scelto molto bene. Sì, in questa zona di pista. Cina si fa molto sotto. E infatti è lo vediamo. Il lo vediamo anche ad arrivare all'inizio del rettilineo, molto, molto sotto. Anche Beh, quando è ottava con Barbea di riguardo. Adesso vediamo se in accelerazione. Cinarelli ci riprova Sono appaiati. Passano sul traguardo con un distacco di niente eh, <ride> 30 millesimi. cinarelli appaiato. Cioè interno adesso. Sì, sì, sì. A tornante, passa Cinarelli. Eh, però... Prova di incrocio no. di guardo. Sì. Però adesso di nuovo l'interno, Cinarelli Passa Cinarelli Lo chiude E lo passa E adesso e adesso Cinarelli C'ha 1 e 1 Da recuperare Non 1 e 8 Da Barbera Sì Dietro di Guado C'è sì. un doppiato Quindi non... Quello che vedete Ma... Non sono in gara e Cinarelli Ce la farà In 1 minuto e 40 il farsi sotto mm. Sì Di Veri rimane quello adesso Attenzione Veri è scaduto Incidente tra di loro Sì sono molto vicini Adesso Veri è scaduto Calmani intanto È andato a superare A doppiare I casini Quindi sono A questo scaduto, punto quattro Ha scaduto la persa All'uscita della hill sì. Con Veri Altro incidente con veri è ah, fer rimane fermo lì. Attenzione, si teletrasporta. Il telasporto. Mm. Quindi chiude così: gara uno. Fabio scaduto. Eh, sì. Torniamo su chi? Boh, Veri bar che sono abbastanza vicini. Sono quelli più vicini al momento. Recupero solo due Oxeno, piazza Cina il re. suo personal best. Praticamente al penultimo giro. Eh già. Sono 33 giri per Scarmani. Skalmani che si trova adesso sulla uh, ultima curva. Quindi ci sarà ancora un giro. Sì, mancavano 8 secondi, non poteva rischiarsi di rallentare. <ride> eh, a occhio perché Barbera è lì, eh? Sì. Però purtroppo, a parte l'ultimo giro, sì. si, l'ultimo giro, Sì, no, ne... sì l'ultimo giro, sì, giro eh beh, perché Scalmani è passato prima della, della scorsa. Sì, no, appunto. Scu... Scu... Ma mancavano 8 secondi, e lui aveva sì. 8 secondi su Bruno, 1 Quindi non poteva rischiarsi di rallentare. Per non fare il giro in più, oh, no. Attenzione perché eh, Barbera ha commesso un piccolo errore e solo 6 decimi <ride> Però sono un po' troppi Intanto vado a inquadrare Scalmani che arriva sul retinio per il traguardo Qualcuno va in box, Turco ecco. Taglia il traguardo bandina. Scalmani E si porta a casa gara 1 Casini trovato sono appunto i doppietti che hanno perdito il traguardo. Bruno arriva al secondo posto con Barbera a chiudere uh, il podio, diciamo, il podio virtuale, insieme a Cinarelli scatterà dalla seconda fila, poi Di Guardo e Marino, comunque Di Guardo con questo quinto posto avanza di una fila. No? Quindi Maguagna è esattamente una fila dalla settima alla quinta si mantiene sul lato pulito <ride> e manca solo più scaduto che ovviamente è, è i box quindi diciamo gara 1 completata <ride> vediamo una safety car deployed una, una killer car più che safety Qua. Bene, uh, quindi a questo punto direi che facciamo una brevissima pausa e poi ci ritroviamo per la gara conclusiva di questo evento. For fun, quindi a tra poco. Eccoci tornati, dopo un breve stacco. Allora, diamo un po' a leggere i commenti della chat. Io voto già Casini come driver of the day. <ride> Troviamo il grande fan club di, di Casini. Grande Casini ha tamponato in diretta, giustamente, <ride> quella di prima. anche qualche cosa su di guardo e eh, di guardo comunque eh, bisogna, bisogna sottolineare la, la, il grande miglioramento che ha avuto e poi eh, no, sono senza danni le auto Mi, sì sono senza danni Ah, in queste for fun sono, sono così e poi eh, cinaeri va Barbera si sparano le gomme giustamente e al cap c'è anche Russell, no. Stavo... no, oggi niente Russell. <ride> Appunto ricordiamo per chi non lo sapesse, il sipaietto che c'è stato tra Russell e... La... <ride> con la Renault. E... Safety Killer Car Time, e abbiamo... abbiamo visto. Allora, mentre siamo qui in wait time di 1 minuto e 15 ne approfitto per ricordarvi che se avete Amazon Prime, potrete iscrivervi, abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch. Quindi potrete supportarci in maniera completamente gratuita: E non vedere qualche stacco pubblicitario che facciamo. Non sono tanti, però magari qualcuno può dà fastidio. E, e ovviamente seguiteci tutte quante le nostre pagine e soprattutto su YouTube trovate tutti i link qui sotto perché su YouTube stiamo portando tutte quante le, le repliche delle gare quindi potete vedere anche tutte quelle precedenti e chissà appunto che in futuro non, deciamo, non ci decidiamo di portare anche altre tipologie di, di contenuti quindi mh, non perdetelo. E poi c'è Instagram, c'è appunto il nostro Discord E quindi questo è fine momento pubblicità Invece altro uh, momento, mentre aspettiamo appunto l'inizio la, la, della gara e' uh, in corso anche il, uh, il sondaggio per il prossimo evento uh, ci sono appunto diverse proposte per uh, ci sono ancora le Mazda come proposta per il uh, per il prossimo evento e uh, Oltre alle, alle Mazda, ci sono la nuova proposta formula agile e l'altra nuova proposta, che è la Honda Civic. Quindi questi tre sono i tre eventi papabili. Ma adesso andiamo a seguire la partenza di Gara 2 con un buco in mezzo alla griglia, un pilota che rimane piantato oh, lì. Io... Uh, ma cosa è successo? Eh, qualcuno non si è schierato, un pilota è rimasto fermo lì in partenza, adesso sto in fondo alla griglia che è di guardo, in incredibilmente. Eh, tra l'altro c'è anche un una vettura a muro. Che è, di che è trovato, Ops, lo vediamo. Io intanto ritiro già la safety. Visto che non c'è motivo di tenerla lì. E eh, di guardo, non è partito malissimo. E... Eh... Ed è stato. Attenzione, c'è un incidente! È finito dietro. Sì Sono varie macchine fuori pista qui. Con un appunto di guardo che si trova a tredicesimo. Sostanzialmente, ha una, una lunga rimonta adesso davanti a sé. Vai, Box! No, Seguente si se è scollegato al 4B force B boh, non lo so. Hmm, poi aveva avuto qualche problema tecnico. Adesso vai box. Uh, ah, forse. No, jumpstart. Ah! Oh. Perché ha fatto il drive-thru. Quindi è stata, una, è stata una jump start di guard che poi si è fermato subito dopo. E gli altri poi sono partiti che hanno superato e lui si è dovuto fare poi il... Uh, comunque il uh, drive through Si trova comunque in lotta con, uh, con Trovato, perché trovato aveva avuto l'incidente. E quindi gara completamente da costruire da capo per di guardo a causa del, del jump start. Peccato perché avevamo un buon passo oggi. Intanto, Scalmani piazza di giro veloce 53 netto. Vabbè, siamo al primo giro. Chiaro che ha pazzo di giro veloce lui. Uh... Prossimi giri, vediamo il vero, il vero significativo momento... passo. Non riesce più a entrare sul server Fravento non riesce ad andare più sul server e è crashato quindi perché non... Ah, perché c'ha pezzo da vuota, quindi era la sua. Sì chissà cosa... cosa è successo? Ha dovuto riavviare il modem. Mm. È strano che non riesca a entrare. Non dovrebbero esserci blocchi. No, infatti. Intanto appunto vediamo Maino molto vicino a Barbera, 52-3 intanto adesso per Scamani, 52-1 per Maino che si sta, qui si scompone un po' Barbera sul, uh, sul cordolo, prova ad approfittarne Maino ma chiude bene Barbera al tornante. Uh, tra l'altro Barbera nel, nel dopogara Aveva commentato Con, con Cinaevi Che gara Quella precedente Insomma hanno dato vita a una Lunga battaglia E adesso Invece si deve difendere Da, da Marino Allora Favento ci richiede Ma è crashato il server Ok Il server è a posto No, perché okay. si è un attimo bloccato Sever Manager quando ha dato il comando? Ma non... Giro veloce di Antonio Bruno: 52-130. Vuole andarla a vincere dopo la... appunto, quello che è successo in, uh, in gara 1, vuole, vuole andare a prendere Scalmati, Scalmani. Intanto, casini Piet, fermate tutto. <ride> Continuiamo a stare su. Uh! attenzione! Giro gi gi contatto tra Marino e Barbea con Cinarelli che va che ha finito dietro. Che va che ne approfitta e passa tutti e due si piazza in terzo posto 52-100 Scalmani risponde a Bruno con, con Rogio e attenzione ancora contatti tra Barbera e Marino che adesso dopo il passaggio di Cinaelli si trovano a lottare per la quarta posizione e vediamo anche Senno un... e fermo la padocchina Senno che ha perso posizione anche su Di Guardo Guardo che sta recuperando Perché lo vediamo che già a Due secondi da scaduto Era praticamente dove c'è trovato Era nove secondi da qui davanti Quindi questa È dimostrazione del, del buon passo attenzione Che ha questo Si stanno Si sì. E passa Turco Ma attenzione che c'è Bar Che si infila nella lotta si piazza al stesso posto quindi eh, abbiamo un po di nuovo una un po di frammentazione perché dopo la gavetta ci sono questi 7 secondi e poi c'è tutto quanto questo gruppo che è composto da bar turco veri casini poco distante e poi dopo c'è scaduto con di guardo che lo stanno andando a prendere quindi Cominciamo già a avere un po' di frammentazione dopo 6 minuti. Ma attenzione che a Bruno. andiamo lì davanti. Perché è sceso. Si di, uh, di è sceso sotto il secondo. Sta cercando di okay. riavvicinarsi. Avevo visto uno 0-4 prima. Poi Nettilinio ha recuperato qualcosa. a Scalmani. E quindi lì davanti era. Una volta interessante, tanto uh, switch rapidamente su di guardo perché di guardo ho preso scaduto e credo che abbia la velocità per andarlo a, a superare visto in, in quanto poco tempo è andato a riprendere si era nella parte più guidata adesso della, della pista ci prova all'esterno, chiude all'incrocio scaduto. Andiamo, seguiamo questa, questa battaglia di quando è più veloce, prova ad infilarlo di qui sull'incrocio di traiettoria, passa di guardo, ma scaduto adesso l'interno. Ci prova e vediamo la staccata. Perché sono vicinissimi. Andiamo la frenata. Stacca Scaduto che è all'interno. Si prova a buttare subito. Intendo per il Tonantino di guardo Ma Scaduto arriva prima. Eh, bella. Ah, che, bella battaglia. Gara, bella battaglia tra loro due. Perché Scaduto si sta difendendo. A... Con dunque coi denti dall'attacchi di riguardo, che, che ovviamente è più veloce e che, che sta perdendo tempo nella sua rimonta qui dietro. Intanto, 51-9 per Paolo Scalmani. Uh, contatto: contatto tra riguardo e scaduto. Eravamo presi a leggere il tempo di, di Scalmani. C'è stato questo contatto. Con uh, Di Guado che si trova adesso a 6 secondi da Casini E' vero che una volta recuperato Casini poi gli altri sono tutti quanti abbastanza Insomma vicini fino a Fino a Bar Diciamo ce la può fare Intanto Marino Si è rifatto sotto a Barbea Sta per riprovare Qui ancora un po', un po' distante vorrei segnare una lotta che lì dietro sta per essere abbastanza garibaldina tra turco veri e casini oltre ovviamente a cinarelli e a bar certo mm -mm. Allora, distacchi in questo momento. Abbiamo diversi piloti che sono abbastanza vicini tra loro. Intanto, un incidente di trovato che va largo all'ultima curva e rientra in pista senza fare danni. Ed è già doppiato. Perché vedo che Scarmagna è davanti. Di nuovo, transita ora su di trovato. Scusate. Trazitavo sul, uh, sul traguardo. Stavo dicendo di guardo perché stavo guardando un po' i suoi tempi. Stavo vedendo che sta recuperando su su Casini. Diciamo che il fatto che lì davanti siano in lotta lo aiuta a recuperare. Che di guardo a pista libera sostanzialmente. Per andare a prendere il trio composto da turco veri casini. Poi sì, ok agganciare il trio, però non è proprio per così semplice andare a, a superare. Abbiamo visto oggi come i piloti stiano cercando, nei vari, nelle, nelle poche curve a disposizione, di affondare i colpi, spesso senza successo. Marino piazza il suo Pestor Best in 52 netto. Scusami, Barbera eh, commette un errore e il marino passa. Eccolo qua. Infatti sono fortunato, perché appena sguicciato ah, erano gli sono affiancati. Stato zitto, sono stato zitto in questa fase, perché mi sto godendo questa sfida. Che ce ne trovi nella parte alta della classifica, e diciamo che merita, allora, turco. Casini vei. Vediamo che Vei ecco. eh, ha perso spazio e di guardo gli è arrivato. Intanto brutto, il signor Zatti scrive, Marino non dovrebbe essere compagno di squadra di Barbera, visto che hanno la stessa livrea, lo sta tamponando nemmeno se fosse un maniscalco. Oh. <ride> eh, no, Marino è sa. Royal? Esatto, però eh, qua sicuramente per qualche problema eh, di Stemi o comunque magari di livrette, perché Marino in realtà si è scritto all'ultimo, quindi diciamo che la livrea di di Barbera si è doppiata <ride> per una scelta di entrata sul server sostanzialmente, perché questa è anche quella di default del uh, questa trovato che mod. Sì. sì, sì, no, no, è quella di default, quindi alla sì, fine. Sì, sì. Sì. No, eh, certo, ma io è iscritto all'ultimo Quindi probabilmente la sua, non, 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 non arriverà a custom Intanto Di Guardo qui scoda Però riesce comunque Non era Di Guardo che ha scodato Era... Chi ha davanti? Intan intanto Turco ha staccato Veri Ed è adesso in lotta Casini. con Casini E Veri e Di Guardo, eh, sono loro tre allora, Di Guardo adesso ci sta provando su Casini, Casini Era Casini che ha scodato, non Di Guardo di guardo prende velocità per la Il decimo, eh, Tanto... Vedi, ci prova qui all'esterno. Si sì. del, della Brabant, però ci trova, si trova Casini si sì. tacca fortissimo. Oh, di guardo, si sì, adesso uh, vuole anche Soppassare uh, Casini esatto. di guardo per andare a prendere Max Turco ci prova, si butta dentro. Qui il e problema è sempre il solito che poi diventi esterno e eh. dopo la heal difficile che puoi mantenere. Prova l'incrocio, guarda, guarda cosa fa Adesso interno lui e qui c'è una sola traiettoria possibile. O si toccano o passano i denni. Casini si passo, allarga. Passa di guarda, far passare, sì, sì, sì. Però si tocca Perché con vei. Si, si tocca con vei. Uh! Vai. Uh! Ay 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 ay. No 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 no. Caution, safety. Triplo incidente tra di guardo Veri e Casini, con Casini che è quello che poi ha avuto la peggio, e arriva la safety car al meno minuto okay. meno 16, e appunto qui vediamo la, la grafica di Real Penalty, che adesso ci mostra in, uh, in diretta anche la, il pallino safety car. Le bandiere, che ci, ...le bandiere che ci sono, quindi... ...un'altra un, un aggiunta dalla scorsa gara... Che, ...che abbiamo. Tutti i piloti hanno rallentato. La, la Safety Car sta aspettando... ...subito dopo la fado Kill. E qui adesso... Si ricompatta tutto il, il gruppo e ne vedremo delle belle alla ripartenza. E sì, anche perché purtroppo la safety car è necessaria perché oltre al fatto che ci fossero tre piloti coinvolti, il problema è che si arrivano anche tutto l'altro gruppone. Sì, c'è ancora Casini in... girato. Sì, siccome è un punto abbastanza critico quello, bastava un... Vediamo i piloti tenere calde le gomme con i, con i vari zig-zag E, la, e anche perché e purtroppo questa safety, car... safety sarà, sarà un po' lunghetta Eh, eh sì, diciamo che il, uh, il gruppo di, di dietro è composto da Batte Matteo, Casini, poi c'è trovato che è doppiato in fondo Scaduto che sta st st arrivando, insomma, credo un altro paio di giri eh sì, anche perché non posso neanche andare sotto i 50 perché se no queste gomme diventano ghiaccioli. Certo. Anche perché ho una GT4, non ho una Ah sì. No, comunque diciamo la, la Safety Car Porsche settimana scorsa è uscita? Era sì. Era già, no, non è uscita. Non è uscita però la settimana scorsa, c'era è rimasta La package dei box, quindi debutto in pista è adesso. Sì. Debutto in pista per, per la Porsche Allora intanto Io, io vado con Magione è entrata Lo sai? Mm. Forse, non in gara 2. Forse in gara 2 Dai, Voi che avete guardato la gara Vi ricordate più di noi Che l'abbiamo <ride> Commentata Perché alla fine Commentandone tante Dopo un po' Ti confondi tra un'altra Quindi <ride> Non ricordi più dove era cosa è successo in una gara, cosa è successo nell'altra Quindi Tutte le settimane una è... e <ride> Diventa poi Pignativo Allora tutto il gruppo ha più o meno recuperato C'è un è piccolo trovato. buchetto Da tra Non so chi sia Forse Xeno Sì ma che è quasi arrivato Tra è trovato che invece È ancora forse fa... Eh ha fatto un altro errore Forse, sì, un po errore. non lo so perché adesso, adesso è andato un po' largo però non ha sbinnato io lo sul di slap mm -mm, vediamo Eh sì adesso sì. comincia l'ultimo giro dietro safety sono già 4 minuti quindi sembra sufficiente se real ti si degna di darmi di slap Non vuole collaborare Lo scrivo io Sì Prima o poi si sblocca Cavetto ho, ho scritto in chat Dove si è arrivato? Oh, oh, deus gracias. Ce l'ha fatta. <ride> sì. È per quello che sono andato nel muro interno. Non si degnava di, <ride> di tornare. Sì, sì comunque è trovato e è arrivato, quindi... Perfetta la, la tempistica. Con la safety car che rientra. E noi andiamo sulla testa della classifica. Perché qui Bruno sicuramente ci vuole provare. E riparte la gara. Bandiera verde, e staccata di curva 1. con Sembra la... Abbastanza normale, anche se lì davanti si stanno aprendo a ventaglio tra Marino sì. Bruno. Va a superare i bar, tra... se sì, qualche botta da orbi c'è stata, però diciamo tutto regolare fino a questo momento, sì. bene o male, tutto liscia, fila liscio. Qualcuno, Qualcuno per va... erba fatti uh, un lì davanti. Cosa sta succedendo? Intanto c'è un Dry true alti da, da, da scaduto, non sappiamo so il motivo. Allora è da scontare, ha scaduto. Allora, il um, cinalelli è andato a prendersi la testa della classifica. È andato a superare prima Bruno. E adesso sta andato a prendere Scalmani Quindi, attacco di Cinalelli che va. Eh questa safety car Però stata... Scalmani non ci sta. In staccata mm. se la riprende. Qui c'è una bot. Botte da orbita di guardo Veri, bar stanno Tra poco si elimineranno a vicenda Sapilo Allora di guardo è nono al momento In lotta con Scaduto ah, Qua, eh, Infatti alza il piede Perché sennò no non, non è cosa Eh abbiamo già visto i danni che può fare Che possono succedere qui yeah. Mentre eh, Lì davanti c'è anche un marino Molto molto Attento alla lezione di testa. Eh. C'è una bella questa safety car. Ha Un po' scombussolato i piani di scarmani che si aspetta la vita più facile. Intanto, ok. mouse è scomparso, uh, attenzione! Si gira marino, si gira marino. Eh, quindi passano un bel po' di piloti. Rientra di dietro di guardo, quello quindi scava, scava in ottava posizione nella sua nel posizione di recupero. E Barbera va a superare Bruno e ci prova anche su Cinarelli, prova un po' largo. Arriva Bruno. Insomma, qui davanti è, è un continuo cambio di posizioni e, ne ha, e di questo ne approfitta Scalmani per mettere un secondo e 6 in mezzo. Vediamo che Barbera prova a, riprende... prova a mantenere la posizione. Bruno sta in Matteo. Sì. Ok. Passa. E Bruno, il tornantino, è all'interno e va a prendersi la terza posizione su Barbera. Intanto, tornando nel gruppetto centrale. Uh, che sportellata. Mamma mia. Tra Turco e Vega ieri, muro veri quindi. Sì. Abbiamo fatto veri, attenzione. Tra ex compagni, bisogna... attenzione: qui c'è una tamponata di barra a. Uh, a Turco, ma è proprio barra da avere da peggio poi. Si. Sì. Passa di guardo, attimo, ma... e di guardo è sesto. Sì. E di guardo sta facendo quello che ha fatto in gara 1: sì. Sta riandando a beccarsi la posizione. Ricordiamo che ha fatto jump stat all'inizio. Pula! Incidente alla paddock tra veri Veneri e bar e, e bar, sì v e bar ha avuto lappeggio. a Xeno gara. dietro che di watch, lui. Stendo, eh. E va, va un muro. Che <ride> gara, signori. Che gara. Attenzione, scaduto. È veri. Tutti e due vanno esterni. Poi qui davanti c'è questo gruppetto con Marino, Di Guardo che tampona Turco ma rimangono entrambi in Pisa attaccati. Turco la per... E Turco la perde dopo. Sì. E, e Di Marino, Guardo... attenzione che Marino. E Marino sono in lotta, Marino ne ha... Quindi ne ha. vediamo ah, l'attaccata. Eh Ola. sì. Ola. Che cosa... Attenzione, c'è una macchina... <ride> Cosa è successo? Ho visto una macchina in trasversale passare qui davanti? È Barbera, <ride> che è Barbera! Che Barbera, sì Che scende in undicesima posizione. Quindi adesso Marino Di Guardo sono in lotta per il quarto posto. E quindi Di Guardo Guarda si quinto. ritrova. Si ritrova dove era prima! Sì, è quinto. <ride> A seguito della fine ha <ride> completato la rimonta. Esatto. Facciamo pure un drive thru penalty. Esatto. E, e, e dopo la prima curva era ultimo, perché essendo partito avendo fatto jumpstart si è subito fermato Gli altri gli sono passati tutti quanti davanti E poi si è fatto pure drive through. Sì Quindi doppia, doppia stangata per lui ma non si è dato per perso La safety car l'ha aiutato E lui adesso è quarto E attenzione qua ah. Marino Stava fatto un bel traverso Diciamo Un traverso più, più largo di quello che si fa normalmente con queste vetture e di qua dopo provare ad approfittarne, però insomma non era proprio vicinissimo. Che oh gara, ragazzi. Sì, sta offrendo spettacolo questa Clio Cup eh, oggi. Abbiamo, con questa neutralizzazione, eh, aperto a tutti gli scenari possibili, anche perché CineAerea adesso è di nuovo attaccato a scala mani. Andiamo lì davanti. Bruno si è stabilizzato sulla terza posizione e sostanzialmente ha 4 secondi avanti, 4 secondi dietro. Ma invece invece andato a prendere Scalmani. Ci vuole provare per la, per la vittoria, questo scontro tra Avalex e eh, Royal. E da, da segnalare: noi abbiamo detto all'inizio, ma che per la seconda gara consecutiva Bruno è l'unico pilota a Spartan in pista. Sì Purtroppo tra Andy, Feri, Kylian, Sferle, Vabbè, Sferle è anche di maturità Quindi eh, ca si capiscono certe situazioni Comunque Non periodo un po' convulso Per, per tutti quanti vai più a disparta sì. Però è importante che la rappresentanza ci sia di... Anche Rigoni mi pare che sia di maturità Sì Quindi... E Cinnal su Scalmani. Però poi va lungo la perde. E la perde Insomma, la, te la tenuta. Eh, poi però l'ha sì, sì. persa un po', e Scalmani Si è ripresa. E Bruno sì. si è avvicinato. Sì. Intanto di guardo a un, un secondo e uno di ritardo Attenzione da Marino. Attenzione, però... che Marino perde... la perde. E di guardo la gli va perde, dentro, sono a pagliatti, eh. attenzione ne può approfittare. Turco da questa situazione. Se i due dovessero entrare in contatto, eh, di guardo fa la stessa manovra di prima di incrocio. Qui in due non ci passi. Quindi uno dei due deve alzare i piedi. Nessuno dei due lo alza, e sappiamo tutti già come va a finire. Ok, si è accolato di guardo. Ecco qua. E, e Marino è andato per prati ah. perché l'opzione è quella, sì, sì, di guardo e quarto, ragazzi. Di guardo ha recuperato. E in lotta per la quarta posizione con Marino, Passa e... non sul traguardo, passerà quarto. quarta. Poi sì. bisogna vedere, dopo che succede: 10 esatto, eh, ma va largo, va largo Marino. Eh, di guardo, mi sa che si è messo in cassaforte la posizione, eh? perché Turco è abbastanza lontano, anzi, eh, Marino è riuscito a stare davanti. Attenzione, a Turco, incidente Turco, di bar, è... perché lo vedo che ha perso parecchie posizioni, Sì, sì. Sì, è finito anche dietro a Cazzini Ci sono attenzione, solo i doppiati dietro Io andrei su Veri Turco e Marino che sono in lotta Attenzione, Veri è lì Turco va a coprire l'interno Che adesso diventa esterno per Veri Qua in due non si ci passa Breve tamponata Bussattina, chiamatela come volete E Cina Enni 51 e 6 Uff, Attenzione si, si tacca E va a passare a Scalmani Sì, sì. Mamma Tutta mia 51 e 6 più veloce della porta ci prova qui però deve stare attento perché qua uh, lo porta esterno che poi diventa interno per Cinarelli rincroccio Cinarelli va largo chiude e qua siamo stati presi eh. di, di guardo chi alza <ride> e, e, chi e alza se, se nessuno tu, alza eh, eh. Uh, qualcuno mette Cinerelli, le cose fuori, se no si parte. passa. Eh, Cinarelli va in ghiaia. Fuori... Eh, abbiamo va. detto che se nessuno alza qualcuno va fuori. Eh, ma lì è l'ordine naturale del... E Bruno... Così, eh. Zitto, zitto. approfitta della battaglia e si porta un secondo da Cinarelli. Sì. Occhio perché i due a un minuto e trenta potrebbero... Potrebbe Creare qualche situazione eh, Diamo Diamoli questi dati Potrebbero creare qualche Turco e ah, sì. Veri Contato tra i due Turco che tiene, Mantiene la sesta posizione E Veri sta impazzendo Di Turco eh. mm. Anche perché Turco sta uh, Difendendo la posizione Sul uh, loro Ex team owner O meglio uh, Turco ha Abbandonato i cube Uuuu uh! Toccatina, Cato. wow, Cinarelli. Comunque, è non ci sta seconde. e di nuovo via. passa per l'ultimo giro, final up, confermo che questo è l'ultimo giro. Cinarelli, sì. ora mai più mai arrivato. Che Bruno, attenzione, Bruno è attaccato, come ha attaccato anche Veri. Su Turco, Ma andiamo e a seguire. E loro c'è scaduto Bar a Batte Matteo con Casini. Purtroppo dobbiamo scegliere, trend. allora andiamo a seguire la lotta in testa, giustamente. Sì, io vi racconto veri turco che. Ci prova qui, veri, nulla da fare. Turco si difende, diventa... Ah ma è uscito più lento, si toccano di nuovo i due, sportellata. Attenzione! Qui davanti è eh, fuori. Ormai turco. credo che sia turco. Ai, ai, ai muro di turco. Intanto siamo sul traguardo con uh, Scalmani che va a giudicarsi l'evento, seguito da Cinarelli e poi Bruno. A confermare di fatto, se non sbaglio, il precedente fosse un'inversione di posizioni tra Bruno e Cinarelli. Con di guardo che porta a casa il quarto posto. posto. Bisogna fare complimenti a questo ragazzo che veramente è, è migliorato tantissimo. Io direi di votare anche il pilota di giornata, sicuramente nella chat daranno per, per, uh, per scontato che sia um, Casini, però votate il pilota di giornata. Sì. E quindi andiamo a ricapitolare la classifica finale con Scarmani che vince la, la gara, con Cina Rendi e Bruno a comporre il podio. Poi di Guardo, Marino, Vei, Barbea, Scaduto, Turco, Abate Matteo, Bar, Casini, Xeno e trovato a chiudere la, la classifica. Eh, manca l'appello Favento che ha avuto problemi. Poi indagheremo cosa è successo Giacomo. E... No, devono riprendere la... Sì, ma perché non è riuscito a rientrare? Poi insomma non, non si è capito. Vedremo. Come vedete dalla chat e dalla live stiamo facendo dei test su, con uh, Real Penalty sì. E vedete la red flag <ride> esposta E sentite anche i suoni di quando viene chiamata la vettura di sicurezza, la bandiera rossa e così via ehm, Allora dalla chat... Ehm... Non vedo nulla di nuovo. Qua brutto scrive adesso, eccolo. Casini, eh, Davvero the Day ha fatto uscire la safety car che ha rimescolato le carte. E anche un'interpretazione, no? Allora, diciamo, a questo punto eh, facciamo qualche minuto di, di pausa. E poi portiamo qui con noi Scalmani, Cinarelli e Bruno per sentire la loro gara e commentare un po' con loro quanto è successo e quanto abbiamo visto. Quindi restate con noi. Ci vediamo tra pochissimo. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We're chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left. And on we'll go I through the wastelands, through the highways. Tu, tu, ok, rieccoci ritornati in uh, live, siamo con uh, il podio, e, allora, um, Matteo, uh, siamo live Matteo eh, uh, non so se si è sentito prima, stavo già facendo l'introduzione, no, dicevo siamo... Uh, no, siamo live. Uh, comunque dicevo, forse Discord che fa un po' le bizze. Però uh, o forse il punto io qualche tasto sulla tastiera. Uh, comunque dicevo, siamo, 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 siamo tornati qui live con il uh, con il podio. Con uh, sì. Scalmani, Cinarelli e Bruno. Sono qui per interviste. Uh, ma Matteo. Uh, ha portato un ospite e quindi lascio a lui la parola per per introdurlo. Esatto. Beh, sì, sostanzialmente è stato votato in chat, è stato votato anche in privato da me che il pilota di giornata non è altro che Francesco Di Guardo che eh, si è dimostrato con le Clio su questa pista di avere un passo abbastanza importante per stare tra i primi in qualifica. Eh, si è classificato primo del suo gruppo, settimo nella combinata. In gara 1 ha rischiato anche di arrivare sul podio eh, con il grande duello che Barbera e il Cinarelli ci hanno riservato in gara 1, però è arrivato comunque quinto a traguardo. Poi nella main race, quella, nella gara che conta, è arrivato quarto sfruttando... Tutte le occasioni date, sfruttando anche la safety car, ma ricordiamoci che Di Guardo al primo giro era straultimo perché ha fatto jump start, si è fermato, ha fatto anche dry true penalty, però sfruttando safety e situazioni davanti a lui, complimenti per questa quarta posizione e per questa rimonta. Stefano. Ragazzi, non vi sento più, non so... neanche mm, io sento più niente. Abbiamo perso Matteo. Dunque, Comunque, è... penso stesse dando la parola a Francesco. Eh, quindi parlo? No. Sì, sì, vai, a vai. Comunque, eh, riguardo i commenti sulla mia gara da fare, beh, eh, sì, innanzitutto sono molto felice, insomma, del, del risultato, considerando anche la media delle posizioni solite a cui sono abituato. Mi sono, devo dire, soprattutto mi sono divertito molto a battagliare con eh, i piloti, magari nella seconda insomma nella seconda gara, quella che ho trovato quarto, c'è uno state un po' di. Ho forse tamponato un pochetto di piloti, incluso scaduto. Che però me lo, lo suonato proprio davanti. Eh, Mi ha. Ho avuto l'impressione come se lui stesse laggando. Eh, perché stranamente non, non pensavo che la macchina fosse così lunga sul, da, davanti rispetto a quello che io riuscivo a vedere dal, dall'interno. Eh, Comunque, riguardo alla prima gara, sì, ho rischiato anche di arrivare sul podio, ehm, ma io vedevo sempre che mh, ero vicino, anche grazie al, all'errore perché volavano botte da orbi tra Cinarelli e non, non ricordo chi, ehm, ma comunque rimanevo sempre lì vicino, non, mi mancava sempre qualche decimo di, di passo, qualche. Qualche decimo in, in, avevo qualche decimo in più sui tempi che non mi permetteva di avvicinarmi a loro e, insomma sì per, per poco, mancava, mancava poco però non, non, non riuscivo, ero plafonato su quel tempo non riuscivo ad andare quel pochetto oltre che magari mi avrebbe consentito di salire sul podio però comunque è stata una gara molto bella eh, dal mio punto di vista eh, per le battaglie, per eh, i sorpassi, insomma per lo spettacolo in pista eh, tra l'altro, ottenuto senza, senza molti incidenti alla fine. Tutto sommato, questo è quello che mi, che mi viene da dire. Sì, okay, eh, grazie. Vai. Sì, no, appunto, okay, per grazie, a, a appunto per fare i complimenti a Francesco, abbiamo visto un notevole miglioramento dall'ultima gara che hai fatto qui con noi, quindi complimenti. Sì, perché insomma, la macchina mi è piaciuta molto. In generale, vedo che le trazioni anteriori mi, mi piacciono di più rispetto alle altre. Riesco, andare, riesco a trovare meglio il limite, diciamo, riesco a trovare più facilmente i limiti con queste macchine. E poi se anche il, il, il tracciato, diciamo, corto, ehm, eh, con comunque dei, dei salisceni e delle, delle curve, mi, diciamo, la combinazione macchina più, con, un, con, con un setup che sono riuscito a fare più o meno decente, anche grazie ai consigli di. Mh, Diciamo di uno dei piloti del Royal Racing, non, non, non ricordo più chi è anche eh, turco. Insomma, mi hanno dato alcuni consigli su come affrontare in particolare Curva, Curva 2. Eh, perché Curva 2 era teatro, sempre comunque di uscite maldestre o comunque di ottime prestazioni. Vorrei ricordare Barbera e poi ne parleremo con, quando intervisteremo Simone. Che Barbera le ti dava filo tanto filo da torcere, Simone. Quindi, bene. Ok, grazie Francesco. Passiamo al gradino più basso del podio uh, ad Antonio Bruno, unico pilota degli Spartan in pista oggi, ma anche a Magione che le Fiat 1-9. Beh, Anto, raccontaci queste due, due gare, movimentate. La gara 1, disastrosa per me perché sono partito con 3 litri meno di carburante rispetto al minimo sindacale quindi ho fatto tutta la gara in lift and coast avevo sì. praticamente da recuperare 0,1 litri ogni giro e quindi stavo lì a mollare il gas un po' in entrata un po' in uscita a parzializzare in percorrenza insomma eh, di fatti si è visto anche nel distacco con, uh, con Paolo che era sì. alla fine era in circa di 9 secondi se non sbaglio sì sì esatto e quindi lì mi è costata cara la decisione di imbarcare un po' di carburanti in meno. Mi aspettavo, meno differenze rispetto alle qualifiche. Invece, quei 30 kg in più, insomma, hanno dato il loro contributo. A mettermi in errore ancora una volta. Dopo le Cupra, anche. Eh, le Cupra. Eh, vabbè, potrei rimediare giovedì prossimo. Con le Cupra, se ce la fai, eh, sì. che, eh, sì. Sì, speriamo dai, spero di esserci. E... No, in ogni caso gara un po' in solitaria, di sicuro mi ha fatto comodo la battaglia dietro di me tra Barbera e uh, Cinarelli, se non sbaglio, sì. per la terza posizione. Erano lì a lottare tra loro. Quindi se non ci fosse stata la lotta, se fossero stati un po' i loro posti, di sicuro anche loro avrebbero preso la mia posizione. Ecco, invece sono riuscito comunque a portare la macchina sul secondo gradino del podio, insomma, in gara 1. Gara 2 invece sono riuscito a resistere un po' uh, prima della safety car. Inizialmente gli attacchi e le posizioni dietro di me e poi anche a stare uh, dietro a Paolo che aveva davvero un ottimo passo oggi, quindi complimenti a lui. E, dopo il Safety Car ho perso la posizione su Cinarelli, abbiamo battagliato un po' anche noi, battaglia abbastanza dura devo dire, c'è stato eh, qualche direi. contatto. <ride> e anche un move under braking, quello forse è la cosa un po' più pericolosa perché con queste auto sì, i contatti ci stanno, ci sono anche in realtà sono quasi d'obbligo ci si può appoggiare un po' però il move under braking, lì bisogna andarci cauti quindi questa è l'unica cosa da tra virgolette, le segnare poi ovviamente siamo in una for Non siamo qui a cercare il pirone all'uomo sostanzialmente però comunque attenzione a queste cose perché con vetture più, più potenti più pesanti possono portare alla fine della gara sostanzialmente eh beh, sì. e niente quindi alla fine dopo il contatto in curva 3, se non sbaglio, con Cinarelli che aveva fatto una piccola escursione sull'erba, forse aveva ancora sì. le ruote sporche, insomma è andato lungo e mi ha preso. Ho fatto un'altra lotta con uh, Barbera, se non erro, Esatto. e alla fine sono riuscito a concludere comunque in terza posizione. Non male, volevo comunque almeno ripetere il secondo piazzamento in gara 2, però purtroppo è andata così. Però dai, tutto sommato non è stato... Cioè è stata una... È molto divertente, gara, non... sì. sono sudato. Per fortuna che non c'ho i danni, a tutti. perché sennò al traguardo zero piloti. Ah, queste macchine, devo dire, sono un po' dei piccoli carri armati, quindi qualche sportellata non gli fa niente. Ok, grazie Anto. Bene, okay. quindi, quindi passiamo a Simone. Simone. Che dire esatto, allora, allora no, è stato un macello. A mia discolpa, posso dire che ho avuto problemi tecnici. Diciamo vedevo tutto a scatti FPS bassi in gara 1. Forse la mod era troppo pesante, non lo so. fatto sta che quando mi avvicinavo ad altri piloti, appunto scendevo a soglie come 25 FPS. E quindi era insomma è stata una gara molto intensa e in gara 2 non so forse ho caricato meglio la mappa insomma un po' meno intenso il fenomeno del frame lagging però comunque presente e quindi insomma chiedo scusa per ogni contatto che, che ho causato in gara 1 sono son riuscito a ridare la posizione a ehm, Enrico viene il nome? Yeah, sì, sì, Enrico e niente e in, non, in gara 2 non speravo di riuscire ad arrivare secondo diciamo eh, sono partito con l'idea di stare il più lontano possibile dagli altri per portarmi a casa almeno al quarto posto però eh, grazie alla lotta che ho avuto davanti sono riuscito a passare in terza posizione e poi grazie alla safety car in seconda insomma ok che poi Simo c'è da, pre da prestare il fatto che hai ricevuto la posizione a Enrico, infatti è una cosa che abbiamo elogiato in diretta io e Gian Donato. E l'ho eh. <ride> sparato sulla luna praticamente, eh. quindi... <ride> insomma... Però comunque, non tutti si mettono a farlo, ecco, già l'abbiamo notato sia a Saxaring con le BMW, dove Sferle si è pressoché parcheggiato in pista per far recuperare la posizione, ha a... trovato, poi... Eh... L'abbiamo notato anche a Magione, quindi grande sportività. Sì, e questo fa molto piacere. Bene, bene, bene. Signor Paolo Scalmani, lei è il vincitore eh, di ambe due gare. Una sua valutazione di questo evento? Come allora, si è trovato in avanti? Eh, nelle prove libere ero tra i primi, non mi aspettavo. Non... Mm. Non ero proprio primo primo nei tempi, quindi non mi aspettavo una gara di questo tipo. Mi aspettavo di battagliare per le prime posizioni, ma eh, non mi aspettavo per niente di trovarmi in prima posizione in gara 1, co complice anche il fatto che ci sia stato il contatto tra eh, Simone ed Enrico e niente a un certo punto ho visto che riuscivo a tenere un buon passo non... stavo circa 5 decimi sopra il mio miglior tempo però riuscivo a tenerlo molto costante quindi ho detto cerchiamo di stare qui tenere un po le gomme e nel caso di spingere un pochino quindi ho cercato di amministrarla un po' di più gara 1 mentre gara 2 è stata molto più intensa soprattutto perché Simone eh, riusciva a guadagnare dai 6 decimi al secondo in, in poche curve quando magari io riuscivo a, a rifare la stessa cosa in altre quindi era sempre un tira e molla con anche qualche, qualche battaglia in curva come per esempio in curva 1 quando si è intraversato e, però niente non mi aspettavo per niente di, di vincere una gara e neanche due quindi sono molto contento e, e niente sono veramente soddisfatto avevo un bel passo oggi ok grazie Paolo che comunque queste vetture qui le Clio io le vorrei vedere in un'altra pista queste Clio eh. e non eh. sono neanche troppo facili da guidare eh, Anto tu sai di che pista parlo vero? no <ride> tu pensa si gira sempre a sinistra mm. vale piccolo sì. Quindi ho un Bristol oppure un North Oskelkesboro. Esatto. <ride> però anche un Darlington potrebbe essere anche buono. Eh, eh sì. Non sarebbe male. Eh già. Quindi perché, perché, perché... la trazione anteriore è lì un po' di spettacolo lo toglie però. Eh, però sai, avere Allora, diciamo che dietro c'era un punto che avevano in 5. Che stavo cercando di poi sono esplosi. Infatti, la safety è stata causata da un grave errore all'uscita pa... alla... Alla... All della McLaren-Clark. Che di fatto, tre piloti erano in mezzo alla pista. E poi sono arrivato tutto il gruppo formato da, da Paolo. C'eri ancora tu secondo. Quindi, era necessario l'ingresso della safety ah, a metà vero. gara. Quindi. Tra l'altro l'incidente l'ha causato veri. Era con veri turco. e scaduto dovrebbero essere i tre piloti eh, che hanno voluto rimescolare un po' le carte. <ride> un po'. Gli ospiti di questa sera non ci facciano vedere da... da un po'. <ride> eh, sì, eh, vabbè, gli impegni scolastici sicuramente hanno eh, influ sì. influito o comunque impegni lavorativi. Bene, Ma comunque, io Dalla mia parte posso anche dire che non mi aspettavo la pole position. Perché. Ero terzo o quarto, forse nei tempi. Un, mille. un millesimo. Poi ho sparato al primo giro. Non l'ho più riveduto quel tempo. Quindi. Mm. E da notare, tra l'altro, oh. che il giro in gas è più veloce della pole position: sì, esatto. il sì. mio sì. o di qualcun altro? di mio no, no, è no. Di, di Simone. Fa sì. fatto stato sì, 51-6. E di gara 1: sì. Ed è il tempo che Simone ha buttato le in qualifica. Eh sì, ma mi dà rabbia il fatto che in prove libere l'avevo chiuso, ho fatto 51-6-45 e poi in qualifica lo perdevo sempre all'ultima curva, all'ultima staccata. Eh, L'ultima staccata eh. era... Perdevi tantissimo. L'ho fatta, fatta bene <ride> al... la prima volta e le altre... Vai. Eh, L'ho eh, proprio va. buttata via quella pole. Però vai insomma bene signori io non ho altro da dirvi quindi ci riaggiorniamo a martedì prossimo sì, esatto. Eh, con il appunto, sondaggio che vi esorta le, le proposte di prima facciamo eh, un attimo recap abbiamo l'ultima settimana per le Mazda e poi le due new entry con la Formula Agile e la um, Honda Civic quindi queste sono ah, le tre eh, possibilità Doninton, e... Poi, per il resto, appunto, vi ho già detto che qui sotto trovate tutte quante le nostre pagine. E... Quindi, da parte mia, non possiamo chiudere qui, e ci appunto aggiorniamo martedì prossimo per, la... per il prossimo per il prossimo evento. Buonanotte buona serata a tutti, buona serata.